Benvenuti a tutti al Data Connect Italia di Napoli. È molto bello essere qui. Siamo già stati girati per altre città italiane quest'anno. Siamo stati a Palermo, a Roma, a Milano e sono molto felice oggi di essere qui a Napoli. E abbiamo anche diversi partecipanti che ci stanno seguendo da tutta Italia. Adesso sono ancora una ventina, altri parteciperanno, arriveranno più là. Però per cominciare questo evento volevo chiedere, poi vi presenterò meglio anche io, lavoro per Naime, l'azienda dell'evento, ma vorrei cominciare appunto a tirare su l'agenda di oggi, e che appunto alle 5 adesso si comincia con un benvenuto da parte del direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica delle Tecnologie dell'Informazione, Fabio Villone. E ecco a voi la parola. Sì, grazie, grazie Marco. Ovviamente il mio intervento sarà molto più breve di 15 minuti. Sì, ma infatti l'avevo anticipato. Assolutamente, insomma. Quindi io intanto comincio ringraziando Nine per essere qui, per darci l'opportunità, insomma, di fare questo interessante evento. Ringrazio anche a nome di tutto il Dipartimento gli organizzatori interni, cioè Stefano, il professor Marrone e altri che si aggiungeranno. Quindi tramite te ringrazio tutti quanti. Dunque, io penso che questa sia un'opportunità molto interessante per tutto il Dipartimento. Noi siamo molto focalizzati sull'offrire ai nostri studenti le migliori opportunità per la loro formazione. Studenti a qualunque livello, diciamo studenti giovani e meno giovani. Abbiamo qui studenti triennali, forse qualche magistrale, qualche studente dottorato. Si aggiungerà anche qualcuno dei nostri giovani ricercatori, io sappia. Quindi, insomma, mettiamo insieme un po' tutte quante le forze del nostro dipartimento, perché questo strumento che oggi vi verrà presentato è uno strumento di utilizzo diciamo abbastanza consueto per quanto riguarda una delle tematiche importanti che in questo dipartimento si porta avanti, quella del machine learning, dell'intelligenza artificiale in generale, e il trattamento dei dati, se vogliamo andare ancora più sul generale. Quindi io sono sicuro che questa sarà per voi una eccellente opportunità di acquisire delle competenze che vi saranno utili non solo per il vostro corso di studi, ma anche per la vostra attività professionale futura. E quindi vi auguro buon lavoro e diciamo buon pomeriggio. Grazie. Stefano, vuoi dire due parole? Ah, ok. A posto. Stefano, vuoi dire due Sì, parole? magari sì, grazie. Beh, io ovviamente ringrazio il direttore per i saluti, ringrazio il direttore per la possibilità di ospitare questo evento. Chiaramente questo è stato fatto insieme al DIET, al nostro dipartimento. Abbiamo qui diversi corsi, come diceva il direttore. Ringrazio voi per la disponibilità e tutte le parole sono assolutamente correttissime. Volevo aggiungere due cose che Nani ha utilizzato dai nostri studenti in differenti corsi, già da diversi anni, e stiamo cercando di continuare questa collaborazione sempre di più. Ad esempio, l'anno scorso per gli studenti del corso di intelligenza artificiale e per gli studenti del corso di machine learning abbiamo avuto anche a disposizione dei voucher gratuiti per le certificazioni L2 e L3 proprio di NIME. Già i miei studenti già conoscono questa cosa e probabilmente lavoreremo affinché questi voucher siano disponibili anche per quest'anno per i nuovi studenti. E in più stiamo lavorando per cercare di mettere su un server dedicato a NIME a disposizione dei nostri studenti, così soprattutto per gli studenti di machine learning del prossimo anno, chi utilizza Naime per le parti più avanzate, quindi quelle che richiedono potenza computazionale maggiore, non è il caso dell'evento di oggi, ma di altri eventi che pure stiamo organizzando, cercheremo di dare appunto agli studenti anche la potenza computazionale per riuscire ad eseguire sia la parte didattica, sia la parte di ricerca, di sperimentazione, così via. Quindi volevo solo dire questo. Grazie mille. Sì, grazie di averci ospitato, professore Stefano Rone. Sì, adesso vorrei cominciare con questa presentazione oggi delle Data Apps. Abbiamo già qualcuno che ci sta scrivendo e ci chiede se questo webinar è registrato. Sì, è registrato, dovrebbe andare su YouTube dopo questa giornata. Quindi se ci sono altre domande per chi si collega da casa, puoi alzare la mano, molto facile. Per chi si collega in remoto può collegarsi attraverso Zoom. Ok, fantastico. E allora cominciamo con un'introduzione
su che cos'è data science da un punto di vista low code, anche no code, no? Come si può analizzare i dati senza programmare principalmente, ma anche in maniera che un'azienda sia più agile nell'analizzare questi dati. Poi vedremo sempre da parte mia come si costruiscono queste data apps, sempre quindi stiamo parlando di creare un front-end, no? Di creare delle applicazioni anche qui senza dover sapere per esempio programmare in JavaScript, in HTML e così via. E poi Alida seguirà una presentazione su come lei ha usato questo approccio per creare una data per monitorare domande di lavoro di LinkedIn. E dopodiché ci sarà una fase di networking qui in presenza e dovrà arrivare questo del cibo, della birra, eccetera, quindi possiamo rendere il tutto ancora più informale così. Ok? Allora, fantastico. Passiamo quindi all'inizio della prima presentazione. Magari mi presento un po', così per chiarire più o meno il mio background. Sto lavorando a Nine da 5 anni come data scientist e mi sono laureato alla Sapienza con una laurea magistrale in data science e ho fatto un periodo di ricerca a New York, alla New York University. E poi mi sono trasferita a Berlino e ho cominciato a lavorare per Nine in questa missione e lavoro nell'evangelism team, è una parola un po' magari nuova, si tratta di, visto che Nine, come sapete, è del tutto gratuito e open source, la parte che gestite dal vostro portatile, questo vuol dire che facciamo molti, non solo questi eventi, ma facciamo anche altri contenuti gratuiti, come per esempio webinar, facciamo anche corsi, e tutti i corsi sono tutti gratuiti online, appunto per aiutare le persone a entrare in questo mondo di data science con l'aiuto della nostra. Quindi questo, poi magari se avete domande su Nine, non la presentazione di oggi, possiamo poi parlarne dopo quando mangiamo la pizza di riso. Ok, fantastico. E quindi cominciamo una piccola presentazione. Magari questo qua è utile soprattutto per gli studenti qua oggi che sono un po' nuovi riguardo a cosa vuol dire lavorare poi in azienda analizzando i dati, no? Adesso nel mondo di data science l'analisi di dati utilizzando codice è molto popolare, ci sono programmatori di Python che creano un sacco di librerie gratuite che si possono utilizzare come scikit-learn, pandas, numpy, e tutte queste librerie di Python sono a vostra disposizione, giusto? Però richiede la difficoltà di programmare, che vuol dire che quindi se voi imparate a utilizzare queste applicazioni, vi ritroverete a un certo punto non a essere dei veri e propri programmatori, ma più a essere delle persone che vi utilizzano queste librerie molto semplici da utilizzare, ma che erano molto complesse a essere create. No? Quindi con 2 linee di codice uno può trainare un modello di machine learning, ma non è la stessa cosa di creare un'intera nuova libreria. Quando si applicano queste librerie, uno si immagina di interfacciarsi direttamente con un esperto del business che magari dell'industry che ti fa una domanda molto specifica, tu usi queste librerie e dai risultato. Questa è una rappresentazione molto semplice, no? Molto irrealistica di quello che potrebbe essere veramente un contesto aziendale. È sempre molto più difficile di così. Quindi cerchiamo di metterla in maniera un po' più complessa, no? Quindi abbiamo tutti questi programmatori di Python che creano queste librerie gratuite. Abbiamo un'organizzazione per cui uno lavora magari nel data team e magari utilizza Python. Dopodiché abbiamo altri team all'interno dell'azienda che non sanno Python, non sono esperti di dati, ma che devono prendere decisioni in base a questi dati. Il finance team, con tutti i costi dell'azienda, con tutti i rendiconti, o il marketing team che vuole, per esempio, aumentare il traffico sul sito internet dell'azienda. No? Il data team dovrà supportare questi team ogni volta e rispondere alle richieste che riceverà. E allo stesso tempo, queste sono richieste semplici, magari posso avere i dati aggiornati dell'altro giorno, sono
cose molto semplici che si possono fare con SQL, Python, insomma, utilizzando un approccio con il codice. Dopodiché ci sta pure la leadership dell'azienda che potrebbe chiedere magari qualcosa di un po' più complesso, come per esempio la possibilità di realizzare un chatbot o un modello che può predire come riuscire a misurare del valore. Quindi stiamo parlando di qualcosa che non è semplicemente AI, ma AI che dà un valore al business dell'azienda in cui si è. E quindi in questo momento il data team si sente un po' sovraccarico, no? Deve sia gestire tutte le richieste dell'azienda per analizzare i loro dati, sia dover creare questi modelli molto complessi di intelligenza artificiale. Quindi questa è una situazione che secondo me si sta parlando con altri colleghi che negli ultimi 5 anni lavorano, si sta verificando molto spesso. E perché si sta verificando? Perché in generale ci sono anche blog post che trovate questo con questo verde molto acceso su Medium, spiegano che le aziende hanno bisogno di un'infrastruttura per poter fare progetti complessi di AI. Prima bisogna avere un'infrastruttura aziendale per saper gestire i dati, ma non solo a livello di infrastruttura, come per esempio i database. C'è anche un problema a livello dentro l'azienda di come le persone sanno approcciarsi i dati. Infatti c'è questo articolo interessante che dice che in azienda prima si riesce a gestire l'analisi di dati di manipolazione, poi si passano magari a delle visualizzazioni, a delle applicazioni che possono visualizzare i dati per esplorare le risposte, dopo si passa a un predictive analytics, quindi stiamo già parlando di machine learning, ma di un livello un po' più semplice come delle regressioni, e poi si passa a un livello avanzato di AI e così via. Normalmente è difficile avere un'azienda che non fa il livello 1 e che assume una persona direttamente arrivare al livello 4. È molto difficile questo, perché bisogna usare questi step. E infatti si dice che per poter fare il livello 3 e il livello 4, il livello 1 e il livello 2, bisogna, diciamo, avere abbastanza persone in organizzazione che sanno gestire i livelli più base per poi poter concentrarsi dopo sui livelli più avanzati. Altri articoli che potete trovare online che erano molto famosi negli ultimi 10 anni, non so se avete sentito questo nel 2012, ormai un po' vecchiotto, ma forse è uno dei primi, che dice che il data scientist è il lavoro più sexy del XXI secolo. Questo era un inizio, no, dove si poteva pensare che questa carriera era veramente l'inizio di tutto quanto. È una grande motivazione, no? Il punto è, qual è il punto? Che quest'idea, no, è andata un po' cambiando nel tempo. Solo, cos'era questo? Era l'anno scorso, un altro articolo esce, perché così tanti data scientists non sono felici del loro lavoro? E le due risposte sono, uno, il motivo per cui il proprio datore di lavoro si aspetta da parte loro qualcosa di molto diverso, perché non era esperto ancora in questo dominio, e due, proprio l'inabilità di una persona esperta in programmazione statistica di riuscire a dare un valore aggiunto al business in maniera quantificabile e in poco tempo, no? E infatti è interessante che questo è un articolo premiato di Katie Nagels, è un blog famoso, ma sempre sugli stessi autori dell'Harvard Business Review di 10 anni fa, 10 anni dopo hanno scritto un altro articolo che dice: è il data scientist ancora il lavoro più sexy del XXI secolo? E parlano che c'è un problema, che non è possibile che un singolo individuo possa avere tutte queste skill: programmare, statistica, capire il business dell'azienda, cioè avere capacità così di 2000 lauree insieme, no? E non solo, il punto è che però c'è una soluzione, ci sono dei nuovi tool che danno l'opportunità a data scientist di poter accedere a questa analisi dati anche solo con un quantitative training che non è, diciamo, avanzato, ma anche che coding è diventato meno essenziale nella carriera di data scientist. Okay? Questo è l'analisi che è molto veloce, poi magari ci potrebbero essere anche dei paper, potete chiedere ai ricercatori, dietro di voi stanno dei paper molto più precisi, no? Che possono raccontare che cosa è successo in questi 10 anni nella industria.
E quindi di cosa si parla di questi tools? Si tratta della rise of low-code, no-code tools, cioè l'arrivo di questi tool, questi software che ti permettono di, senza programmare, ma magari con interazioni sull'interfaccia grafica, di poter creare applicazioni, creare soluzioni e quindi facilitare il discorso, almeno la parte tecnica implementativa del vostro progetto. Anche un altro termine che viene utilizzato è visual programming, non so se è molto simile a low-code. Ok, quindi che cos'è low-code? Ci sono molte soluzioni, vi faccio vedere quella di Nine, quella gratuita e open source. Questa è la versione 4.7 e come vedete si tratta di trascinare dei blocchi colorati sullo schermo. Per capire quanti di voi già conosce Nine, potete alzare la mano? Per capire se quanti di voi la già la conosco. Ok, quindi questa è una buona introduzione prima, perché altrimenti ci perdiamo dopo nei dettagli delle dettagli. Quindi Nine si tratta di trascinare su questa interfaccia grafica questi blocchetti colorati che si chiamano nodi, da sinistra verso destra, e mentre uno li trascina riesce a creare una base di dati che non solo è, diciamo, esattamente quello che succede ai dati nella trasformazione, ma anche intuitiva da modificare, mantenere, presentare ad altri. Qua stiamo collegando due tabelle di dati, poi stiamo colorando per un certo attributo, stiamo partizionando i dati in due diverse partizioni, stiamo creando un decision tree e lo stiamo facendo. Cioè, se io vi avessi mostrato la stessa cosa come un muro di codice, per quanti esperti sarebbe stato molto difficile, no? Avere allo stesso livello intuitivo. Questa è la nuova interfaccia di Nine che uscirà quest'estate. Come vedete è molto simile, è solo un po' più moderna. Qui stiamo leggendo un CSV, un file, lo stiamo partizionando di nuovo tra due set, uno per trainare un modello e l'altro per testarlo. Dopodiché stiamo levando i missing value, stiamo normalizzando e poi stiamo trainando una semplice regressione logistica. Stiamo poi aggiungendo le stesse trasformazioni all'altra partizione di dati che voglio usare per validare il modello. Stiamo collegando un altro logistic regression node all'altra partizione di dati e poi stiamo misurando che abbiamo già una confusion matrix e possiamo misurare l'accuracy del modello, tutto con poche operazioni di regression. Ok, questo quindi era per chi era nuovo, completamente nuovo a Nine, no? E volevo dare un'introduzione. Ok, quindi se quello è no code, no, non si programma, no code. Cos'è low code? Low code potrebbe essere l'idea che uno può trascinare all'interno dell'analisi dati, per esempio un Python learner node o un Python predictor node, e se vuole può sempre introdurre qualche linea di codice in certi punti della... Non è che uno deve farlo, lo può fare se vuole, no? Se ci sta una libreria Python che è necessaria per questa manipolazione dati, c'è la libertà di poter aggiungere in questo è il codice aggiunto tra i due nodi e uno aggiunge dei codici. Questo approccio vale anche per R, per Java, per JavaScript e la possibilità quindi di mischiare questo approccio no code appunto a uno dove si aggiungono dei pezzi. Per riuscire a collegarsi ad altre integrazioni, sempre senza programmare o programmando, ci sono 2000 altre integrazioni che Nine offre. Per esempio, uno si può collegare a Google Drive, si può collegare all'utilizzazione di Plotly o di Power BI o di Tableau, può anche usare dei modelli di Keras per fare deep learning o collegarsi a Spark e Hadoop per fare una per analizzare i dati sulla cloud, no? Quindi Nine offre non solo questi esempi che vi ho fatto vedere che erano molto semplici, ma anche la possibilità di integrarsi a delle librerie più avanzate. Allora, di solito negli eventi uno chiede, ma avete anche, e chiede il nome della piattaforma tal dettaglio, sì, possiamo magari dopo fare questa domanda, avete Spark? Sì, avete Python? Possiamo parlarne, ma c'è un sito hub.9.com, andate là, cercate e vi vengono fuori i nodi che vi servono per integrarvi a quel database, a quella libreria di visualizzazione e trovare le vostre risposte là molto velocemente. Ci sono tipo 4000 nodi di Nine. Ok, quindi
tenendo conto questo low code, no code, rivediamo un attimo l'approccio al problema di prima, no? Abbiamo il data team che deve eseguire il proprio codice per tutte queste persone che non sanno programmare e deve pure risolvere un problema molto complesso che deve appunto innovare l'azienda. Come fa quindi il data team? Beh, se utilizza Nine o altri low code, no code, soluzioni low code, no code, cosa può fare? Può rispondere, può dare ai vari team queste soluzioni, che sono per loro, è possibile imparare, no? Perché non richiedono una programmazione. E a questo punto i team sono adesso indipendenti nell'analizzare i dati con Nine per le cose più semplici. Ovviamente avranno bisogno di una supervisione dal data team, ma saranno indipendenti almeno di modificare o di aggiornare certe esecuzioni di analisi dati, no? Usando l'interfaccia grafica di Nine. E a questo punto c'è il tempo per concentrarsi, no, su queste tecnologie più avanzate, come, non lo so, integrare, adesso tutti parlano di GPT, no? Di usare GPT per fare un chatbot, per rispondere alle mail in automatico ai dei clienti, ora è tutto molto nuovo, no? Però appunto a questo punto c'è lo spazio per potersi concentrare su queste nuove soluzioni. Ok, poi magari se avete qualche esperienza di come funziona la vostra organizzazione, potete anche dirmi se trovate dei punti in comune su di questo tipo. Ok, questa storia è molto simile alla storia di molte di queste aziende e quindi vuol dire che tutte queste aziende sono nine.com/solutions, già stanno utilizzando Nine in azienda. Stiamo parlando di dipartimenti di finanza, case farmaceutiche, manufacturing, quindi fabbriche, fare marketing analytics, gli ospedali, care analytics, retail, tutti i supermercati stanno già utilizzando per analizzare i loro dati Nine e le loro storie sono disponibili su questo. Okay? Fantastico. Ci sono domande prima che continuiamo per la seconda parte della presentazione? Volevo dare un'introduzione prima se qualcuno era presente nuovo a Nine. Ok, la pizza è arrivata, quindi quello. Ah, ok, fa avanti e indietro. Sì, infatti mi stavo preoccupando. Allora, vediamo se ci sono domande dalle 27 persone online. Ok, questa l'abbiamo già risposta. Ok, ottimo. Cominciamo quindi con la seconda parte della presentazione su come costruire data apps in Nine, ok? Però per cominciare subito a capire che cos'è una data apps, avrei un esempio da farvi vedere, no? Quindi questa è la pagina dell'evento di oggi, no? C'è appunto il fattorino che ci sta portando qui la pizza e questa pagina qua dell'evento Meetup. Mi stavo chiedendo, no, per lavorare oggi, quante persone si sono registrate e quanto recentemente, quante persone stanno venendo di persone e quante persone non stanno venendo e si collegano invece in remoto, quante online, chi è il membro che è diciamo quello più storico che si è registrato, che ci segue da più tempo, chi è un nuovo membro della nostra eventualità. Tutte queste domande mi stavo chiedendo e la bellezza di essere un organizzatore meetup, vi consiglio di organizzare meetup nei vostri hobby pure qua a Napoli, ma il punto è che uno come organizzatore può accedere, chiunque può accedere a questa pagina pubblica dove tutti vi siete registrati, ma si può anche scaricare, okay? Si scarica un file con tutte le registrazioni. Poi questo file l'ho caricato su Google Drive, l'ho messo nella cloud e adesso è privatamente uploadato online. E poi ho creato un workflow di Nine. Usate Google Sheets, no? Non so se siete familiari con questi nodi, si collegano alla cloud e possono importare da lì questi dati, no? E perché l'ho fatto? Perché volevo, velocemente usando il software, esplorare questa tabella e rispondere a queste domande, no? Però quella era la cosa scomoda, che ogni volta che dovevo, ieri era Berlino, viaggiato a Roma, il treno, ogni volta dovevo aprire il portatile, aprire il workflow, andare a modificare, vedere, non era molto comodo.
E allora che cosa ho fatto? Ho aggiunto questi widget nodes e ho caricato questo workflow con una data app disponibile a tutti. Quindi ciò significa che questo grafico, anziché doverlo aprirlo sul mio portatile attraverso Nile, che fa vedere le registrazioni, no? Che le prime registrazioni erano inizio maggio e poi recentemente molti di voi si sono registrate qualche settimana fa, no? Questo grafico qui lo volevo mettere a disposizione facilmente a tutti quanti. Quindi come ho fatto? Ho creato una data app e la data app la potete utilizzare adesso sui vostri cellulari. Se avete un cellulare potete usare il QR code e vedere questa data app che visualizza questi dati. Questa l'ho creata con Nime, ci ho messo un'oretta, quindi è la possibilità quindi di vedere, oppure da casa dovrebbe funzionare, vediamo se siete troppe persone che utilizzano l'app in particolare. Sta funzionando? Si carica? Funziona? Ok. No? Ok, è già andato. Quindi vediamo un attimo cosa sta succedendo. Ok, deve essere che stanno usando, questa non è un'applicazione disponibile a tutti quanti, è solo sul nostro server di prove, eccetera, no? Però se adesso vi faccio vedere che cosa c'era dentro, abbiamo Nime. Era praticamente un'applicazione che a qualcuno è partita, perché questo è anche il discorso di queste cose. Sei raccomandato. Il server è un'istanza di Amazon Web Service con poca RAM, perché non vogliamo pagare troppi soldi per questi eventi gratuiti, no? Però il discorso è che quando troppe persone la usano in contemporanea, quindi questo è anche il discorso, che per quanto uno può essere esperto a creare data app, se il server non è abbastanza potente. Ok, allora, vediamo qua, questo qua era il workflow. Sta aprendo. E quello che volevo farvi vedere in questo workflow era appunto la possibilità di aprire in un'interfaccia, eccola qui, in un'interfaccia grafica di poter aprire esattamente i dati che avevamo su un'interfaccia di un cellulare. Eccoci qua, quindi questa è l'interfaccia, uno può vedere la visualizzazione di quante registrazioni ci sono e poi può anche vedere diciamo quante chi è, per esempio abbiamo qui, non so se Alfredo Nascita è qui, no? È il membro che si è iscritto al nostro meetup recentemente, abbiamo invece Claudio Ariatti che ci segue dal 2018 e vediamo che ben 42 persone hanno detto che venivano di persona e il resto invece no. E poi uno può aggiornare e vedere i dati che si aggiornano in tempo reale, quindi vediamo qui un attimo. Quindi se noi apriamo adesso questo link qua, no? Questo è il Google Sheet e questi dati sono i dati che sono sui cellulari di a chi è riuscito. E quindi un attimo solo che apro qui. Quindi eccoci qua. Quindi questi dati sono quelli che vengono caricati nella data, no? Quindi ci sono, è un file privato, però qui io posso modificare un valore. E cosa succede quando modifico un valore qua sui cellulari? Qualcuno lo sa? Se io modifico questo valore, cosa succede? O non un valore qualsiasi, cancello qua tutte le righe, cosa succede sui cellulari? Qualcuno sa dire? Sì, esatto. Quindi qual è il tuo nome? Roberto. Quindi se noi qua andiamo a scrivere direttamente Roberto,
e riapriamo quindi l'applicazione sui cellulari, uno riclicca qua refresh. Roberto è comparso sull'interfaccia. Ora, diciamo che questo ci ho messo un'oretta l'altro ieri a creare questo, no? Senza una linea di codice. Ok? Quindi si tratta veramente di soldi risparmiati, no? Visto che ho uno stipendio e vengo pagato all'ora, no? Quindi rifare lo stesso in JavaScript, HTML, CSS, Python, server, command line. Sì, può fare, però non sarebbe magari così semplice, no? Quindi questa è una riflessione da fare. Poi l'altra riflessione è che paghiamo per quel server un centesimo, 10 centesimi l'ora, quindi voi siete qua in 30, avete provato a priorità, il server ha avuto un picco di domanda ed è per questo che alcuni di voi vi ha rimbalzato. Ok? Comunque, riprendiamo adesso le slides. Ci sono domande prima di andare nel capire come si costruisce una vita app in dettaglio? Ok. Ok, allora adesso vi farò un tutorial su come funziona questa tecnologia di Nine e di quali sono i nodi da utilizzare, qual è l'approccio da utilizzare. E dopodiché Alida ci farà vedere come lei lo ha fatto per la sua applicazione di LinkedIn. Ok? Quindi si parte di solito che avete la vostra data analysis fatta con Nine, e questa data analysis magari c'è già un modello che viene trainato, un report che viene creato con dei grafici. E di solito quindi potrebbe essere una cosa del genere, avete i vostri nodi, non c'è una data ancora, ma avete la vostra analisi creata. Il secondo step per creare un'età è di chiedersi: ma questi dati sono solo sul mio portatile o li posso trovare da un'altra parte online, condivisi? E dove? No? E quindi lì possiamo andare a capire quali sono i nodi da cui vogliamo collegarci. Potremmo aggiungere magari, anziché un Excel reader, no? Cioè leggere da un Excel o da un CSV, andremo magari a leggere direttamente da un database, oppure andremo a leggere dalla cloud, come facevo io da Google Drive, no? Questo è importante perché se volete rendere questa data disponibile ad altri, deve leggere dei dati che sono online, no? Questo è importante. Dopodiché dovete aggiungere dei widget node perché volete far controllare i settings della vostra analisi. Quindi qua abbiamo per esempio uno slider che l'utente può modificare, quindi questi nodi chiamati widget li aggiungete dove volete creare un'interazione tra l'utente della data e il vostro widget. Numero 4, dovrete disegnare un'interfaccia grafica che controlla questi parametri. Quindi, per esempio, questo non si fa in Nine, si fa sempre con carta e penna, mi raccomando. Disegnate la vostra interfaccia, non andate a casaccio, perché alla fine l'esperienza del vostro utente è importante, no? Molte volte un sito internet non lo usate perché è fatto male, no? Quindi disegnate con calma l'interfaccia grafica di dove sta il grafico, dove stanno i controlli, dove sta il tipo. E dopodiché potete trascinare questi widget direttamente sull'interfaccia grafica usando questo pannello. Quindi senza neanche qui programmare, uno può decidere che in alto a destra va il titolo, in basso a destra va il grafico, a sinistra va un setting e tutto questo si può fare. Ultimo step, ed è quello diciamo per muovere il vostro workflow online, è di creare una data. Ora, questa è la parte di Nine che non è gratuita, sarò molto trasparente. Nine Analytics Platform, il software che vi ho fatto vedere fino adesso, è un software che si installa sul vostro portatile e quando analizzate i dati sul vostro portatile, gli unici limiti di questa analisi è il vostro portatile, no? Cioè che non è un server, non è che tutti lo possono usare, lo potete usare solo voi, non ha una potenza di calcolo infinita, è quella che comprate, no? Quando comprate il vostro portatile, però quando muovete la vostra analisi online, avete bisogno di avere il Nine software installato sul server o nella cloud. Adesso usavamo prima Nine Server, adesso
usiamo 9SSR, e quindi la possibilità di connettersi a questo software, condividere live workflow e poi creare per esempio una data. Ci sono anche altri tipi di deployment. Il fatto che i dipartimenti per l'impresa sono qui, serve esatto. Un po' di là, esatto. Per gli studenti. Ed è da dire che non è che l'Università di Napoli sta pagando a noi la licenza, ma gliela stiamo dando gratuita, perché non è un'azienda come, che ne so, qualcosa che fa del reddito, no? Quindi per aiutare gli studenti, la ricerca, eccetera, diamo una licenza gratuita, però il discorso è che questo software comunque va installato su un server, quindi bisogna avere un server in azienda, no? Non si installa su un'unità. Fantastico. Allora, quindi andremo adesso un po' più in dettaglio su esattamente le cose che vi ho fatto vedere. Se siete già degli utenti di Nine, questo vi aiuterà poi a costruire una data app simile come a quella che ho fatto lui. Vedremo i view nodes, poi vedremo come metterli insieme dentro una component, poi vedremo come creare un'interactivity automatica tra i vari grafici, poi vedremo come disegnare il layout, ok? E poi aggiungeremo, vedremo i vari widget nodes, non per visualizzare, ma per controllare l'esecuzione del workflow, e poi anche la riesecuzione per vedere quando rieseguo. Ok? Allora, punto 1, view nodes. View nodes sono le visualizzazioni di Nime. Le visualizzazioni di Nime abbiamo sia le più semplici che le più, e la maggior parte delle più complicate. La visualizzazione dovreste... Quando imparate a visualizzare i dati, si tratta non di imparare tutte le visualizzazioni a memoria, ma imparare ogni visualizzazione a cosa serve, no? Quindi se volete confrontare due cose, usate un bar chart, se volete misurare la correlazione tra due valori, usate un scatter plot o un bubble chart, se volete vedere la distribuzione di diversi valori, potete usare un density plot, un histogram o un variant plot, e ci sono diverse categorie. Oggi non andremo in dettaglio di un corso di data visualization, perché altrimenti spendiamo tutti i minuti così, ma Nime offre tutte queste visualizzazioni, fino anche a quelle geografiche. Delle... Quindi di cosa si tratta? Quindi di nodi. Ci sono i nodi JavaScript, che sono diciamo quelli che usiamo da un certo di anni. Abbiamo aggiunto a un certo punto quelli di Plotly, che è una libreria esterna. Sono simili, è semplicemente che la libreria è un'altra libreria open source, e poi se uno stiamo creando dei nuovi nodi che sono molto più, li vedremo brevemente, però la cosa interessante è che uno, se vuole creare visualizzazioni anche programmando, è ancora possibile, ok? Quindi JavaScript, Python, R, se volete usare questo approccio è ancora possibile. I nodi come funzionano? Come tutti gli altri nodi, li dovete collegare, dovete selezionare quali colonne volete utilizzare della vostra tabella, e poi dovete cliccare Interactive View per aprire i grafici. Questo è uno scatter plot, e quindi si apre nel web browser di Nime, come ho fatto prima con la data, una visualizzazione scatter plot, con tutti questi marker, con i diversi colori, dimensioni. La cosa interessante è che già molte visualizzazioni di Nime, anche se non fate una data, sono interattive, nel senso che uno può per esempio selezionare una certa quantità di punti ed esportare questa selezione usando i controlli in basso a destra del web browser, come apply. Questi invece sono i nuovi nodi che usciranno a luglio, quindi fra poco. Sono molto moderni, nel senso che uno può visualizzare da una parte e allo stesso tempo cambiare i settaggi del nome. Quindi questo risparmia tempo, no? Perché uno appena cambia una selezione, la visualizzazione subito si modifica, e quindi quando uno vuole cambiare un titolo o qualcosa, sarà tutto in tempo reale. Abbiamo già pubblicato in Labs 4 nodi, ma adesso sono molti di più, quindi fateci caso, sono un po' più moderni, no? Un look un po' più moderno. Ok, adesso vediamo come mettere insieme queste visualizzazioni, no? Quindi come creare una component. Quindi in Nime, se siete nuovi di Nime, uno può selezionare
i nodi di Naim e può creare una pompa. Quindi ne seleziona tanti e poi dopodiché crea una component dove tutti i nodi sono andati a finire. Perché uno fa questa cosa? Perché vuole andare a raggruppare insieme sia degli step esecutivi della vostra analisi, sia le visualizzazioni. Quindi, per esempio, qui abbiamo tante visualizzazioni diverse, abbiamo il nodo parallel coordinates plot, lo scatter plot, il batcher, e poi abbiamo qua nella component view le stesse visualizzazioni disposte in questa singola view. Questa si può già dire che magari più di una data app è una dashboard, no? Perché stiamo semplicemente visualizzando i dati in diversi grafici all'interno della stessa view. La cosa interessante è che c'è già automaticamente un'interattività tra questi views. Che vuol dire? Quando uno seleziona, per esempio, questi punti qua in alto nello scatterplot, in automatico le stesse righe della tabella, del table view node, vengono visualizzate. Questo perché è utile? Perché di solito uno così può andare a visualizzare in generale l'intero dataset su una visualizzazione più, diciamo, come uno scatterplot solo per due colonne, ma vedi l'intera distribuzione, e poi può andare in dettaglio a vedere questi outlier cosa hanno di speciale in una tabella. E lo puoi fare semplicemente mettendo le due visualizzazioni nella stessa. Ogni nodo ha delle interactivity e uno può applicarle o disattivarle. Di solito un nodo praticamente legge la selezione di altri nodi e si chiama subscribing, oppure può pubblicare la selezione ad altri nodi e si chiama publishing. E quindi uno può decidere ogni nodo, ogni visualizzazione, se pubblica o riceve, cioè subscribe, quindi si iscrive a una selezione della. Ok, come si funziona il layout? Quando siete dentro la component ci sta un bottone speciale che potete utilizzare per andare a modificare il layout all'interno della component. Quando si seleziona vi compare questo pannello vi dà la possibilità di trascinare da sinistra verso destra, aggiungere colonne e creare una disposizione per la vostra applicazione. Molti siti internet ormai si fanno così, no? Uno WordPress, non so se lo conoscete, per creare pagine internet è molto simile. Ok, widget nodes, ci siamo quasi, questi sono tutti i nodi per poter modificare un setting di un altro nodo. No? Quindi, per esempio, il boolean è semplicemente selezionare sì o no, il date and time per chiedere all'utente inserisci la data, no? Poi abbiamo il double widget, uno può dare un numero nell'interfaccia. Tutti questi nodi, ogni nodo è un diverso setting che viene aggiunto. A questo punto si tratta di una data app, no? Perché stiamo controllando i parametri dell'esecuzione. Non stiamo solo visualizzando i dati, stiamo controllando l'esecuzione del workflow. Ok? Quindi, per esempio, qui abbiamo string widget, integer widget. E che cos'è questo? È un formulario. Dà il nome, il cognome, l'età, e uno, trascinando questi nodi, crea già una data app che raccoglie le informazioni dal vostro. Ok? E quindi la riesecuzione, invece, è qualcosa di un po' più complesso, no? Di che si tratta? Certi widget, quando uno inserisce il valore non è che in automatico viene subito inserito nel workflow. Bisogna rieseguire e voi potete decidere in questa tabella, in questo setting del widget, che appena l'utente dice questo è il valore che ho dato, in automatico tutto quello che viene collegato al nodo riesegue e l'analisi si aggiorna. Quindi se non volete farlo in automatico perché è molto lento e non è necessario, uno può aggiungere un refresh button widget, cioè un nodo che offre un bottone ai vostri utenti per poter rieseguire il workflow. Questo era il bottone che c'era nella backup, che ho cliccato refresh e Roberto è comparso.
Ok, quindi questo è un esempio, questo è un modello di machine learning, abbiamo un random forest predictor, questo modello l'utente può selezionare l'input del modello di machine learning e quando è pronto può dire execute model, clicca il bottone e la visualizzazione che è un pie chart fa vedere come l'output del modello cambia. Qua mi sembra che si tratta di un modello per predire la churn, come si dice, quando un cliente di telecomunicazioni passa a un'altra utenza, ma insomma il punto qui non è importante, quello importante è che uno può riconoscere qua che il workflow è il vostro backend, l'analisi che avete creato. Poi avete qui un front end che è fatto da tutti i widget e i view nodes, che è la vostra diciamo applicazione data, e poi avete un execute il bottone e quello che fa sì che l'utente dal front end riesce a comunicare col backend. E quindi avete piena libertà di fare quello che fanno i programmatori avanzati quando di solito programmano un'applicazione del genere da zero. Potete disegnare il front-end e il back-end e far comunicare queste due cose tra di loro, senza programmare. Io penso che sia molto futuristico come approccio. Ok, e a questo punto questa era una specie di tour di tutte le possibilità che Nandi offre per costruire le apps. Alida, adesso magari prima ci sono domande e altrimenti Alida passa a un esempio più pratico della sua applicazione. Grazie. Volevo salutare tutti i ragazzi, scuso per essere arrivato tardi, purtroppo ora devo anche scappare, per quanto la data è stata concordata con loro, per mazzo così, diciamo, mettono insieme un po' di cose, però... Allora così sentono anche... Aspetta, c'è. Dicevo, volevo ringraziare le persone qui, poi l'ho mandato a Stefano, per osservare un po' di cose, un po' di gadget, tutto a casa, gadget, quello che diciamo, servono, non ti parlo compagnia, però... servirlo da questo punto di vista, diciamo, è meglio di una persona che meno, e niente, diciamo, poi magari ci risentiamo dopo, perché chiaramente è molto interessante, come abbiamo commentato anche degli scambi epistolari, insomma, Naime è un prodotto che usiamo nei nostri corsi di machine learning, l'altro il prossimo anno ci saranno anche due, uno per semestre, ma diciamo, con più da circostanze, quindi sicuramente la possibilità di avere diciamo la versione sul nostro server per il time server, è una cosa che in qualche modo può essere utile, poi sarà ascoltata anche dai ragazzi. Quindi lo solo ringraziare, se ci fate soltanto una foto, non mi ricordo perché poi... Puoi fare con il mio cellulare, perché era molto più meglio. Esatto, sì. C'è anche il... Ci mettiamo qua? Sì, ragazzi. Grazie mille. Poi la pubblichiamo sui social. Ok, allora nel frattempo andiamo a cambiare la presentazione. Eccoci qua. Pronti? Sì. Ok. Dovrebbe essere la prima volta. Ok. Ok, perfetto. Mi sentite aperto il microfono? Perfetto, intanto ciao a tutti, io sono Alida Brizzante, molto brevemente chi sono? Sono una laureata in Management and Computer Science alla Luis Guido Carli di Roma. Inizierò presto la magistrale sempre in Information Systems Data Science e, cosa più importante, ho avuto l'opportunità la scorsa estate di svolgere un tirocinio da Naim. Quello che vedremo oggi è proprio il progetto che ho avuto l'occasione di sviluppare durante il mio tirocinio
e consiste molto brevemente in una LinkedIn data app, ovvero una data app costruita interamente no code con l'uso di NIME, basata sui dati di LinkedIn che ogni utente può richiedere e può scaricare. Per iniziare vi do un attimo di contesto, anche se penso che tutti noi conosciamo LinkedIn. LinkedIn è una piattaforma, se non la piattaforma principale, per tutti i professionisti, per cercare lavoro, per fare networking, collegandosi con altri professionisti di qualsiasi ambiente lavorativo. E molto, cosa molto importante, permette di inviare candidature sul proprio profilo per posizioni lavorative aperte dalle aziende in veramente pochi passaggi. Molto spesso bisogna soltanto rispondere a un questionario con delle domande più o meno standardizzate messe a disposizione dalle aziende per inviare la propria candidatura. La cosa un po' difficile è che LinkedIn non permette di monitorare e visualizzare in modo aggregato come sta andando la tua ricerca di lavoro e al tempo stesso, soprattutto se ci si approccia veramente da poco al mondo lavorativo, alla ricerca di lavoro, può essere molto molto frustrante dover mandare centinaia e centinaia di candidature senza molto spesso ricevere neanche una risposta. Per questo motivo si è trovata la necessità di costruire una LinkedIn data app capace di analizzare e visualizzare in modo molto molto semplice e intuitivo i dati che LinkedIn mette a disposizione all'utente sia per quanto riguarda le connections, quindi le connessioni, sia per quanto riguarda le job applications, ovvero le candidature. La cosa straordinaria di questa applicazione è che, seppure sia una demo, è disponibile veramente a tutti, è pubblica sul Community Name Server, a casa poi se volete la potete provare con i vostri dati LinkedIn. Questo che vedete qui è l'articolo che ho scritto riguardo sempre all'applicazione, dove potete trovare anche il link non soltanto al workflow, ma anche all'applicazione, alla demo. Ora vi faccio vedere brevemente in cosa consiste l'applicazione e poi andiamo a vedere insieme come è stata costruita grazie all'utilizzo di NIME. Allora, questo è l'articolo di cui vi ho appena parlato e scendendo possiamo andare direttamente alla demo dell'applicazione. Non serve aver scaricato i propri dati, anche se si possono richiedere a LinkedIn sulle impostazioni e sono disponibili in meno di 24 ore. E tuttavia non servono e non serve neanche avere un account LinkedIn perché essendo una demo ci sono già dei dati. L'applicazione è composta da due dashboard, escludendo la pagina di file upload. Le due dashboard sono un po' differenti. Nella prima, questa che vedete qui, si ottengono delle visualizzazioni molto semplici, molto compatte per quanto riguarda sia le applications che le connections. In questo caso potete vedere che ci sono diverse visualizzazioni con diversi significati e anche una tag cloud qui in basso a destra. Se andiamo alla seconda dashboard, che è anche quella principale, più informativa e anche più interattiva per quanto riguarda l'utente, vediamo che possiamo intanto scegliere se vogliamo visualizzare i dati relativi alle applications o alle connections qui, cambiando semplicemente con un click. E all'interno dell'application possiamo anche decidere che informazione visualizzare. In questo caso stiamo visualizzando qual è la job position, quindi la posizione lavorativa per cui si sono mandate più candidature. Nel nostro caso data scientist con un totale di 29 candidature. Cambiando invece l'opzione possiamo andare a visualizzare altri dati riguardanti le job applications, ma questa volta anche da un punto di vista temporale. In questo caso infatti possiamo anche scegliere se vedere in che mese dell'anno si sono inviate più candidature, negli ultimi 3 mesi com'è stato il trend di invio candidature e anche in che giorno della settimana si sono inviate più candidature. In questo caso vediamo mercoledì. Allo stesso modo possiamo anche vedere in che momento della giornata si è soliti inviare più candidature su LinkedIn. In questo caso vediamo che è veramente palese che intorno alle 15
per svariati motivi, come avere più tempo a disposizione, si è passato più tempo su LinkedIn per inviare le proprie candidature. Nell'applicazione ci sono anche delle visualizzazioni di text analysis. In questo caso possiamo vedere qui quali sono le domande all'interno del questionario sulle job application di LinkedIn che contengono la parola salary, quindi stipendio. E questo può essere molto utile perché vediamo che in entrambi i casi l'azienda ti chiede di scrivere un numero ben preciso per quanto riguarda il salario desiderato. Questo quindi cosa può aiutare a fare all'utente? A prepararsi una risposta in anticipo sapendo che una buona percentuale di aziende ti porrà questa domanda. Allo stesso modo qui vediamo una tag cloud con i temi principali affrontati durante le job application, durante sempre le domande poste dalle aziende per l'invio della candidatura. E in questo caso vediamo che viene menzionato molto spesso experience, company, sponsorship, Python, quindi possiamo immaginare che molto spesso venga chiesta dell'esperienza da parte dell'utente, delle conoscenze Python e così via, ovviamente in base al lavoro desiderato. Un'altra parte di text analysis è poi questa, in cui vengono visualizzate le domande più frequenti, rimuovendo le trivial questions che possono essere come il nome, il cognome, che venivano comunque conteggiate. E possiamo anche cambiare il numero di domande visualizzato premendo il pulsante refresh, come ci ha spiegato poco fa Paolo. Ultima informazione, ultima visualizzazione per quanto riguarda le job applications è questa, con una tabella e una pie chart, che in questo caso è 100%, però cambiando i dati risulta in modo un po' più carino. E infine possiamo un attimo vedere anche le visualizzazioni per quanto riguarda le connessioni. In questo caso vediamo un esempio di network. Network formato interamente attraverso l'uso dei nodi di NIME. E il network di che cos'è? Il network rappresenta chi lavora delle tue connections presso le tre aziende che hanno più dipendenti da te connessi. In questo caso le tue connessioni lavorano prevalentemente da NIME, Amazon e Meta. E qua possiamo vedere che il nodo centrale, che si può anche spostare sempre per rendere il tutto più leggibile, è proprio l'azienda, e i nodi colorati invece sono le persone a te connesse che lavorano presso quell'azienda. Possiamo anche andare a vedere qual è il trend of connections, quindi un'informazione temporale per quanto riguarda le tue connessioni, sia dal punto di vista cumulativo, questo blu, sia dal punto di vista assoluto, cambiando sempre in modo interattivo e che si aggiorna in automatico. Ultimissima parte della data app, seppur comunque non tanto leggibile, devo ammettere, è una Sunburst chart, che fa vedere in che aziende lavorano le tue connessioni e in che posizione lavorativa. Vediamo ad esempio qui, blu, NIME e NIME Technical Support. Sì, sì, certo. NIME Technical Support. Ora, l'applicazione è questa. E ora andiamo a capire come è stato possibile creare tutto ciò soltanto con NIME in approccio totalmente no code. Partendo un attimo dalla struttura della data app, vediamo che era composta da tre pagine. La prima per il file upload, la seconda per una dashboard iniziale di summary e la terza per una seconda dashboard contenente delle visualizzazioni un po' più dettagliate. Questo header che vedete in alto, che fa sempre presente in che pagina ci si trova dell'applicazione, è stato possibile con solamente due nodi. Questo infatti il data flowchart è un verified component creato direttamente da Paolo, che in modo molto molto semplice, in modo molto veloce, permette di creare questo header molto carino per navigare meglio nella nostra data app. Per quanto riguarda invece la struttura del workflow che ha permesso tutte le visualizzazioni, è questa qui.
Come potete vedere, c'è una parte di data upload con un component, perché come ha detto Paolo, ogni component viene associato a una pagina sulla data app, una parte di data pre-processing con dei metanodi, e l'uso dei metanodi qui è proprio utile per far comprendere che ci sono soltanto operazioni di manipolazione dati e niente visualizzazioni. E infine la parte con le due dashboard, anch'esse racchiuse in dei component. Partendo dalla prima parte di file upload, è stato tutto molto semplice, si è scaricato l'archivio dati da LinkedIn e questi sono i passaggi da seguire se qualcuno di voi fosse interessato, e i dati che ci interessano sono proprio quelli delle connections e delle job applications, entrambi dei file CSV. Questo è in basso il workflow che ha permesso la creazione della parte in alto. Come possiamo vedere è stato veramente, veramente molto semplice, e qua abbiamo due file upload widget che permettono proprio all'utente di scegliere dei file da fare l'upload localmente, dei file salvati in locale, e due reader, due file reader, in questo caso CSV reader, perché i nostri file erano in questo formato. Ed è stato tutto veramente, veramente molto semplice, con pochi nodi abbiamo ottenuto la parte sopra. Per quanto riguarda invece la parte di data pre-processing, è stato tutto un po' più complicato, perché ovviamente mi sono messa a pensare quali potessero essere le informazioni rilevanti, interessanti per un utente in cerca di lavoro o comunque un utente LinkedIn che volesse capire qualcosa di cosa stava succedendo. E per ottenere il risultato di prima ho dovuto effettuare molte operazioni di feature engineering, text analysis, data and time manipulation, il tutto con nodi NIME. Questo ad esempio è l'interno del metanodo che abbiamo visto prima nella parte generale di delle job application. A sua volta contiene, come possiamo vedere, diversi metanodi. Questo voglio sottolineare che è veramente molto utile, questa opzione di NIME, perché permette veramente di rendere più pulito, più leggibile l'intero workflow, e ricordarci anche ogni cosa effettivamente in che posizione sta. Ora andremo a vedere all'interno di alcuni di questi metanodi che cosa c'è, per farvi capire quanto può essere complesso un workflow, ma al tempo stesso semplice da risolvere con NIME. Ad esempio questo è l'interno del primo metanodo in alto e contiene delle operazioni di feature engineering durante le quali sono stati creati due nuovi score, due nuovi indici. Uno sull'urgenza della job application e il secondo sul livello di dettaglio della job application. In questo caso che cosa ho fatto? Per creare quello dell'urgenza sono andata a vedere quali job application contenessero riferimenti riguardo all'urgenza dell'azienda nel ricoprire la posizione lavorativa aperta. Quindi in poche parole ho filtrato per parole come urgency, start immediately e parole chiave come questo. Per quanto riguarda invece la parte di detail, quindi quanto era dettagliata la richiesta dell'azienda per la job application, ho preso la lunghezza del job title, quindi del titolo della posizione lavorativa, la lunghezza in quanto numero di caratteri, ho preso il valore medio e qualora fosse stato più alto del valore medio, allora veniva assegnato un valore positivo, poi standardizzato fra 0 e 1. In poche parole, se un job title era data scientist invece di product data scientist, il primo ovviamente avrebbe avuto un detail minore rispetto al secondo. Per quanto riguarda invece la text analysis, vediamo qui come è stato possibile creare le visualizzazioni di text analysis. In questo caso, cosa stiamo andando a fare? Stiamo andando a cercare quali erano i temi, i termini più frequentemente usati all'interno del questionario da parte delle aziende. Quindi, infatti, possiamo vedere che c'è stato un text processing all'interno del metanodo evidenziato in giallo che vedete. C'erano dei filtering come per esempio la rimozione dei più segni di punteggiatura, la rimozione delle stop words e così via, per poi andare a creare una bag of words per associarci la frequenza assoluta di ogni termine rilevante ai fini dei
temi principali del questionario. In questa porzione poi sono andata anche a vedere quante volte la parola salary veniva menzionata all'interno dei questionari, all'interno delle candidature. Per quanto riguarda invece l'analisi più temporale per vedere qual era il trend temporale sia delle connections che delle job application, ho dovuto fare delle manipolazioni del valori temporali, di variabili temporali come il date and time e così via. E potete vedere qui che Nine mette già a disposizione dei nodi apposta, come il date and time to string o tutti i nodi che vedete che menzionano time o date and time sono stati costruiti apposta per questo tipo di variabile. Quindi cosa voglio dire? Che risulta veramente molto semplice anche analizzare time series e visualizzare dati temporali. Un ultimo esempio dei metanodi che abbiamo visto prima è questo, e vi spiego brevemente che qui si stava cercando di generalizzare in qualche modo le posizioni lavorative a cui si erano mandate le candidature, ovvero si volevano cercare delle macro categorie sotto le quali ricadessero e le varie posizioni lavorative. Per fare un esempio pratico, volevo ottenere una macro categoria data scientist che contenesse sia data scientist che applied data scientist che anche product data scientist. Questo può sembrare un problema molto banale, però vi assicuro che banale non è, perché io ho lavorato con dati riferiti a un data scientist, ma ovviamente di posizioni lavorative in diversi ambiti ce ne sono centinaia, se non migliaia. E non era umanamente possibile tentare di dare come input una tabella contenente tutte le macro categorie in tutti gli ambiti lavorativi. Quindi qua che cosa si è fatto? Si è prese come macro categorie le categorie più frequentemente usate dalle aziende, come ad esempio data analyst o data scientist. Una volta fatta questa operazione, ovvero l'ottenimento delle macro categorie, si è andato con un regex find all a cercare proprio queste parole, questi termini, queste frasi, queste categorie all'interno delle categorie più frequenti, cercando di raggrupparle tutte. E questo è stato anche possibile con l'uso della flow variable, che vedete segnata con la connessione in rosso, per rendere possibile il fatto di un workflow non instance based, perché sennò non sarebbe più funzionato in modo ottimale con dati differenti da quelli che ho usato io. Passando alla prima dashboard, quindi uscendo dalla parte di manipolazione dei dati, la prima dashboard è volutamente poco interattiva, più compatta, vuole dare veramente un colpo d'occhio su cosa ti aspetterà dopo. E comunque ci sono testi, ci sono tabelle e ci sono visualizzazioni. Questo è esattamente quello che abbiamo visto prima e possiamo vedere come l'unica opzione di interazione data all'utente è quella di cambiare tra application e connections. Una parte interessante di questo workflow è forse quella della personalizzazione dell'intero styling della pagina. E questo è valido anche per la dashboard successiva. E ovviamente il colore primario è quello blu di LinkedIn, quindi si possono veramente personalizzare appieno le dashboard che ottenete facendo queste cose. Un altro esempio è questo di colorare, di cambiare i colori e personalizzare più possibile anche le tag cloud, che sono comunque visualizzazioni già molto apprezzabili nella loro forma base. Tuttavia è buono sapere che si possono personalizzare, con ad esempio la mia soluzione è stata usare un chunk loop start per assegnare a 4 gruppi creati da me delle osservazioni colori diversi e poi visualizzare le parole. L'ultima dashboard, quella principale, visualizza ancora una volta dati sia sulle connections che sulle job application, però questa volta è molto più interattiva, seppur comunque mantenendo l'intuitività. Questo perché è un'applicazione che prevede veramente nessuna conoscenza pregressa di data analysis o di NIME. La può veramente usare chiunque, seppur comunque con un account LinkedIn. La cosa più forse interessante, più particolare,
all'interno della main dashboard è proprio questa qui, ovvero la formazione del network come visualizzazione. Ora, non vi spaventate, anche se è veramente grosso, con anche dei metanodi per ridurre un po' la complessità dal punto di vista neumano, e però possiamo vedere che con alcuni passaggi di manipolazione dei dati per renderli comunque leggibili dai nodi dei network e con alcuni nodi che vediamo qui, ovvero questi quattro, il network creator che crea un network vuoto, il feature inserter, l'object inserter e il network viewer, è stata possibile la visualizzazione dei tre network di cui vi ho parlato prima. Qua si vedono ancora meglio, possiamo proprio vedere che in questo caso la maggior parte delle connection lavorava presso Nime. La seconda azienda era invece Amazon e la terza Meta. E possiamo leggere chiaramente i nomi delle connections che lavorano presso quelle aziende. Un'altra cosa molto utile sono gli switches, in questo caso un case switch. Qualora vi steste chiedendo come fa l'utente a cambiare opzione, a cambiare tra la lista di scelte, l'opzione desiderata di visualizzazione. E gli switches permettono proprio di ottenere dei workflow alternativi in base all'input dato. In questo caso l'input è dato da un single selection widget in alto a sinistra e successivamente, in base alla scelta dell'utente, si possono prendere strade differenti che visualizzano diverse cose. Un altro caso di switch usato è l'empty table switch. In questo caso ti aiuta a far prendere una strada alternativa al workflow nel caso in cui la tabella di input sia semplicemente vuota. E questo a cosa mi è stato utile? Mi è stato utile a capire cosa fare nel caso in cui nessuna parola, ad esempio nessuna domanda, contenesse la parola salary. In questo caso non potevo permettermi che ci fosse un errore da parte di Nime, ma dovevo fare in modo che l'utente fosse a conoscenza che non stava succedendo niente di male, ma che semplicemente nel questionario non era presente questa parola. E questo mi ha permesso proprio di dire: se la tabella di input è vuota, allora prendi la strada alternativa in basso, questa qui, e fai apparire il messaggio che troviamo in basso a sinistra. Prima di lasciarvi, vorrei veramente darvi dei tips and tricks per le vostre data apps, sperando comunque di avervi dato qualche spunto utile. E prima cosa, dovete assolutamente sempre pensare al flexible design, quindi la vostra data app deve essere più flessibile possibile. Questo perché? Perché il vostro pubblico può essere più o meno ampio, più o meno esperto e comunque con background diversi, quindi con dati a volte anche molto differenti tra quelli su cui avete fatto la costruzione della data app. E per questo vengono veramente molto d'aiuto gli switches, per il motivo che vi ho appena spiegato, ma anche le flow variables per trasferire informazioni, per propagare informazioni ai nodi successivi. Seconda cosa, potete modificare la dashboard anche con CSS, ovvero con il stile che tramite il nodo, e questo rimanda anche alle integrazioni di cui ci ha parlato Paolo prima, con un semplice nodo Nime possiamo definire il foglio di stile e poi propagarlo con una flow variable a tutti i nodi successivi, in modo veramente, veramente molto semplice, senza dover personalizzare ogni singolo nodo. Ultimissima cosa, per rendere tutto il più interattivo possibile, dovete usare tantissimi widgets, sono veramente molto molto utili e molto vari, permettono di far scegliere all'utente diverse opzioni che possono essere numeriche, possono essere di qualsiasi tipo, o anche gli slider che ha fatto vedere prima Paolo. E altra cosa, fra i widgets ci sono anche i text output widget che permettono proprio di far apparire i dati di testo che sono comunque una visualizzazione aggiuntiva molto carina, all'interno del quale possono far apparire delle parole definite dalle flow variable precedenti. Detto questo, vorrei ringraziarvi, spero veramente di avervi dato qualche spunto, qualche idea, qualche aiuto per la costruzione delle vostre data app, e grazie ancora.